Use Law, avvocati in radio. E buongiorno, 26 luglio, siamo sempre su Sveglia di Avvocatura, un breve jingle e siamo subito da voi. Use Law Web Radio, www.webradiouslaw.it, webradiouslaw.it. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia o nella sala. Questa è l'ultima puntata estiva di Sveglia di Avvocatura, ci rivedremo nei primi giorni di settembre e lo faremo pensando e stimolandovi ad una riflessione sulla intelligenza artificiale e di quello che potrà essere la conseguenza sulla nostra vita di tutti i giorni. Ma con Barbara Calderini vedremo se è possibile fare un audit sull'intelligenza artificiale per evitare eventuali situazioni di disagio e situazioni che possano sfuggire all'attività umana. E adesso ascoltiamo Barbara Calderini. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslaw.it. Buongiorno all'amica Barbara Calderini. Buongiorno Angelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto ben ritrovata. Allora, grazie. Barbara, che sta succedendo con questa intelligenza artificiale? Dobbiamo preoccuparci? C'è qualcosa di negativo, invece qualcosa di positivo? Un mio amico Lorenzo Tamos qualche settimana fa l'ho intervistato e mi ha detto che non è né buona né cattiva, è semplicemente una cosa nuova e vediamo che cosa ci porta. Tu che cosa ci dici? Allora, guarda, io partirei da una citazione che ho utilizzato recentemente in un mio articolo che appartiene a Denis Gabor, che è un premio Nobel per la fisica nel campo dell'olografia, il quale disse, ed era il 63, quindi in tempi ancora, se vogliamo, nemmeno non sospetti, il futuro non può essere previsto, ma il futuro può essere inventato. Quindi che cosa ci dice con questa affermazione, che è quanto mai attuale in questo momento, proprio riferita all'intelligenza artificiale? Ci dice che il futuro non è un evento preordinato che si svolge inevitabilmente, quindi il progresso, le innovazioni tecnologiche, la stessa intelligenza artificiale, ma è il risultato delle nostre azioni, delle nostre scelte che compiamo oggi nel presente. E quindi noi possiamo sicuramente, operando buon senso, competenze, lungimiranza, tutto quello che vuoi, influenzare il corso degli eventi, perché è giusto essere preoccupati, è giusto essere ottimisti e quindi entusiasti anche dei progressi che si stanno compiendo nel settore tecnologico, perché le opportunità sono tante quanto i rischi, anche se i rischi, soprattutto quelli estremi, hanno un peso notevolmente maggiore, ma non bisogna lasciarci cogliere comunque da quelle preoccupazioni che a tratti diventano paura isterica o addirittura paranoia. Questo perché? Perché è un po' il dubbio che la tecnologia si ribelli all'uomo è anche codificato nella nostra stessa cultura, no? Dal mito di Prometeo, che era stato condannato alla tortura perpetua dagli dei perché aveva condiviso con l'uomo il potere distruttivo del fuoco, ma anche, diciamo, dai racconti di Mary Shelley, da Frankenstein, quindi tante, diciamo, nozioni anche che ci vengono dalla nostra cultura ci fanno pensare un po' a questo doppio volto della tecnologia, certo, dell'intelligenza artificiale. Gli stessi studiosi, tra cui anche i tre vincitori del premio Turing, Joshua Banjo e Jeffrey Hinton e Guy Marcus, si sono posti delle domande ulteriori su questi aspetti relativi all'intelligenza artificiale, soprattutto dopo il lancio dei sistemi come già ChatGPT, che tu conoscerai molto bene. Certo. Ok, lo stesso Elon Musk oppure Sam Altman come amministratore delegato di OpenAI, che è appunto la società da cui nasce ChatGPT, si sono chiesti, hanno anche divulgato delle lettere aperte condividendo appunto queste loro preoccupazioni. L'intelligenza artificiale porterà alla distruzione dell'umanità? Già capisci un po' l'ambito estremamente, diciamo, drammatico e preoccupante nel quale si orientano le loro considerazioni. Oppure ridurrà inesorabilmente la nostra capacità di autodeterminazione? Porterà alla scomparsa di numerosi posti di lavoro? O invece contribuirà alla produttività in senso positivo?
Oppure invece ancora, incrementerà il divario sociale o le mire egemoniche dei governi dispotici, pensiamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in contesti appunto come la Cina, la Russia o altri stati e punti caldi del mondo. Cosa sono questi, timori fondati o panico morale? Beh, la risposta non credo che nessuno al momento possa darcela con estrema, diciamo, certezza. Quello che però è chiaro è che il progresso tecnologico, come tu dicevi, come anche il tuo amico ti diceva, non è né buono né malvagio a priori, certo. Ma appunto sempre contestualizzato in funzione di quelle che sono le esigenze dell'uomo. Mm-hmm. E quindi l'intelligenza artificiale deve essere responsabile, sì, certo, deve essere spiegabile, assolutamente sì, quanto più possibile, quanto meno. Ed è questa appunto la sfida di governance che è ancora aperta e che però è, diciamo, condizionata da numerosi fattori, alcuni culturali, perché ciò che è etico in Europa può non esserlo in altri contesti del mondo, altri fattori sono sociotecnici, quindi quello che è possibile valutare in un contesto di paesi con uno sviluppo alto non è altrettanto fattibile in altri paesi invece con sviluppi ben più bassi, se non addirittura a livelli zero, oppure per fattori giuridici e appunto organizzativi. Quello che è certo è che l'avanzata dello sviluppo digitale, che uno lo voglia o no, è sicuramente inarrestabile. E quindi che vogliamo fare, Angelo? Tu hai una soluzione in tasca? No, però la soluzione io non ce l'ho mai, perché mi sembra che le soluzioni debbano essere verificate sempre un po' sul campo e in relazione a tutte le situazioni, ma sicuramente posso pensare che questa intelligenza artificiale non è altro che qualcosa della quale noi dobbiamo servirci, no? E quindi dobbiamo essere noi a dargli forse i contenuti. Che cosa dici tu? Io dico che i punti di mira da centrare, l'obiettivo che dobbiamo porci come fondamentale è quello di cercare il più possibile di anticipare i rischi e i potenziali danni dell'intelligenza artificiale, soprattutto se andiamo in scenari estremi, quindi contesti bellici, al settore medico per esempio, oppure quello della guida autonoma dei veicoli, riconoscimento facciale, sono tutte appunto aree critiche delicatissime nei quali i sistemi di intelligenza artificiale possono contribuire a dare delle opportunità, ma possono anche generare dei rischi e dei danni di consistenza, diciamo, piuttosto rilevante. E quindi sono intervenuti diversi studiosi, diversi tecnici che hanno proposto delle tecniche di auditing, quindi uno strumento non nuovo ma applicato in maniera innovativa, diciamo così. E quindi certo. L'auditing è stato visto come un meccanismo di governance molto promettente, affinché appunto questi sistemi di intelligenza artificiale possano rivelarsi quanto più possibilmente etici o comunque umanamente sostenibili, diciamo così, perché etico è qualcosa che varia, cioè i contorni piuttosto definiti. Ah sì, beh, l'etica è sempre volubile, modificabile, cioè su questo sì. Certamente hai ragione, no? Oppure compliance, anche quindi in linea con i quadri regolatori vigenti, che anche questi purtroppo esatto. Facilmente si rivelano obsoleti, perché la tecnologia corre a una velocità molto più alta del diritto, e quindi scrivere quadri regolatori si rivela un po' come scrivere sulla sabbia, no? sì, lo fai, entra in vigore e poi è già obsoleto perché il progresso è andato avanti, o comunque anche tecnicamente solidi. Ora, se vuoi possiamo spaziare anche nelle tecniche di auditing, però se certo, la cosa... qualcosa c'è, cioè, magari affrontarne un po' così qualcosina, no? Ma che poi quando io sento parlare sempre di audit, ne sento parlare sia nei dati personali ma anche da te in questo spazio che stiamo gestendo, sì. Di questa piacevole chiacchierata, per me audit vuol dire riuscire a avere consapevolezza di quello che devo fare, conoscenza dei mezzi, conoscenza delle risorse. Sì, assolutamente sì, diciamo che le tecniche di audit sono tutto quello che tu hai appena detto, anche se le attuali procedure di audit esistenti, ma anche i migliori benchmark utilizzati,
rivelano comunque, se applicate l'intelligenza artificiale a maggior ragione ai linguaggi di grandi dimensioni come ChatGPT, dei limiti intrinseci che ancora non siamo riusciti ad affinare, non siamo riusciti ad eliminare o a ridurre in maniera significativa. Alcuni studiosi hanno proposto ora, tra cui anche uno di questi è un team guidato da Luciano Floridi, dei framework. Uno di quelli più famosi è quello dei ricercatori di Oxford, Cambridge, Toronto, Montreal, quindi tutte le migliori talenti, gli stessi ricercatori che operano su Google, DeepMind o OpenAI, quindi sono le aziende tecnologiche per eccellenza in ambito di intelligenza artificiale in questo momento, e hanno proposto il loro modello di valutazione applicato in particolare ai rischi estremi. Quindi quando parliamo di rischi estremi ci riferiamo a quei metodi di valutazione dei modelli di intelligenza artificiale che mirano a prevenire appunto le minacce derivanti dall'uso improprio delle applicazioni tecnologiche di ultima generazione. E quindi l'uso dannoso delle applicazioni di intelligenza artificiale e la mancanza di allineamento ai quadri regolatori. Proponendo questo screening, loro intravedono diciamo tre stadi nei quali effettuare questo audit: prima della formazione del modello, certo, quindi già in fase di idea di questo modello, al momento poi della implementazione e poi anche della distribuzione successiva, quindi della messa a disposizione del pubblico. E quindi durante l'addestramento degli algoritmi che costituiscono la base poi dei sistemi di intelligenza artificiale prevedono una valutazione interna del modello che verrebbe però effettuata dagli stessi sviluppatori del sistema o comunque dai soggetti individuati come responsabili interni. Poi prevedono invece un accesso esterno, ad esempio tramite delle API, per dei ricercatori nella fase quella immediatamente successiva alla formazione del modello, ma prima della distribuzione. E poi un vero e proprio audit esterno che può anche tradursi in una certificazione, in certi casi è progettato in maniera adeguata, quindi un audit indipendente prima della definitiva messa a disposizione del modello. Nel caso in cui tutti questi audit diano risultati accettabili, si può finalmente sperare nell'utilizzo di questi sistemi di applicazione. Ora poi si intravedono però dei limiti, che sono limiti, loro ne individuano almeno 5, ma io ne potrei pensare altrettanti, Angelo, perché veramente parlando di intelligenza artificiale, già riferendosi alla inspiegabilità attuale, alla mancanza di trasparenza di questi algoritmi, i limiti sono tantissimi, quindi 5 mi sembra riduttivo, però diciamo che servono un po' come linea per capire quello che ci aspetta. Il primo limite è che questi audit non riescono a dare risultati certi e soddisfacenti a causa dei fattori incidenti al di fuori dei modelli stessi dell'intelligenza artificiale. Questo specie per le considerazioni a lungo termine, come dicevamo prima, i cambiamenti sociali, etici o legali. Il secondo limite è la scarsità di dati rappresentativi e significativi, che appunto rende difficile la creazione di sistemi di dati di prova di addestramento completi per valutare i rischi, e quindi anche ricreare scenari ipotetici di rischi estremi si rivela alquanto periglioso. Il terzo limite è il fatto che alcune proprietà dei sistemi di intelligenza artificiale possono essere difficili da identificare perché sono meccanismi estremamente complessi. E quarto, che è un po' quello diciamo più discutibile ma anche affascinante se vogliamo, è proprio la possibilità che l'agente artificiale possa esso stesso eludere e dimostrare il comportamento desiderato durante la valutazione, occultando diciamo così qualche fallacia che invece nasconde al suo interno. Questo senza voler spaziare in considerazioni, certo, che attengono al fatto che siano senzienti o meno, perché le sai che non sono senzienti, però diciamo che potrebbero eluderlo. Io ci aggiungerei anche la mancanza di metriche standardizzate per misurare e valutare questi rischi e, come ti dicevo prima, la complessità
e la mancanza di trasparenza, specie nei sistemi di intelligenza artificiale di grandi dimensioni come appunto ChatGPT. Una cosa che ti volevo chiedere, no Barbara, i costi dell'audit possono essere sopportabili? Perché poi non dimentichiamo sempre che noi quando parliamo di intelligenza artificiale, quando parliamo di compliance, parliamo tutto, dobbiamo sempre inserire tutti i contesti anche di tipo economico, che poi sono quelli, la molla che ci fanno spingere questo nostro la nostra attività, no? Assolutamente sì, guarda, al momento questi audit sono lasciati al libero arbitrio di chi li vuole implementare, okay? Non c'è una normativa, una regolamentazione che prevede di sottoporre, se non in Europa il regolamento sull'intelligenza artificiale che prevede delle valutazioni di impatto, tu sai. Esatto, però è ancora talmente giovane che dobbiamo aspettare un pochino per vedere. Oh, quindi ci dai tanto speranza per poter vivere altri 100 anni. Vediamo. Bene, Barbara. Vediamo. Grazie, sfrutteremo l'intelligenza artificiale ovviamente. Ma sì, sfruttiamo a nostro vantaggio, rendiamola dipendente da noi e non noi dipendenti da essa. Bellissimo. Barbara, come al solito fai e dici cose interessanti e ti ringrazio. Grazie della piacevole chiacchierata e una buona giornata a te. Grazie Angelo, buona giornata. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. E si conclude qui il Svegliati Avvocatura, almeno fino ai primi di settembre. Non mi rimane che augurarvi buone vacanze a tutti e a risentirci sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.